Buongiorno e benvenuti a Radio Basso. Le principali notizie di cui ci occuperemo oggi. A rischio la manifestazione antifascista di Macerata di domani. Secondo shutdown in 2 settimane negli Stati Uniti. Sanremo fa il suo ingresso a sorpresa a Virginia Raffaele sul palco dell'Ariston. Il ministro Padoan non esprime una manovra correttiva per mettere a posto i conti pubblici. Calcio, nominato ufficialmente il nuovo allenatore dei nostri azzurri. Al microfono Chiara Caraboni e Ruggero Scotti. Prima di addentrarci nei servizi, un quadro generale della nostra politica interna, con un focus particolare sulla campagna elettorale. Berlusconi propone nuovi condoni per far ripartire l'economia del mattone, sconti, via l'IMU dalla prima casa e meno vincoli per chi costruisce. Il procuratore nazionale antimafia Oliviero De Rao ha invitato gli elettori a non votare partiti che includono personaggi impresentabili perché indagati. Salvini scuote la campagna elettorale, la religione islamica è incompatibile con i nostri valori e la nostra carta costituzionale. Resta alta la tensione a Macerata, in attesa delle manifestazioni dei prossimi giorni. Ne parliamo in dettaglio nel prossimo servizio. Macerata. Dopo l'attentato di Fabio Traiani, la CGIL, l'ANPI e l'ARCI hanno ritirato la loro adesione alla manifestazione prevista per domani, dopo l'invito del sindaco della città a non aggravare la situazione. La linea al nostro inviato. Macerata resta al centro dell'attenzione. Dopo l'attentato a sfondo razziale compiuto da Fabio Traiani lo scorso sabato, ai danni di 6 giovani africani colpevoli di avere il colore diverso dal nostro. La manifestazione antifascista e antirazzista, indetta con i agenti sociali dalla CGIL, dall'ANPI e dall'ARCI, è a rischio dopo il ritiro dell'adesione delle associazioni, dopo l'invito del sindaco della città Carancini a evitare i cortei che potessero turbare ulteriormente l'ordine pubblico. La decisione ha lasciato sgomenti gli stessi iscritti di ARCI, ANPI e CGIL, che erano già pronti a raggiungere la città marchigiana nel weekend. L'invito del sindaco non è stato raccolto dai centri sociali, che hanno intenzione di andare avanti con la manifestazione. Sono confermate le adesioni della lista elettorale Potere al Popolo e del partito politico Possibile, componente del cartello elettorale Liberi Uguali. La città marchigiana, nella serata di ieri, è stata già messa a dura prova dalla fiaccolata, non autorizzata dalla questura, promossa dal movimento neofascista Forza Nuova, che si è tramutata rapidamente in scontri con le forze dell'ordine e con i centri sociali. Ci aspettano giorni di tensione in attesa di capire cosa accadrà questo sabato. Mentre il quotidiano inglese The Guardian ha espresso preoccupazione per il riemergere del fascismo nel nostro paese e per la nostra scarsa sollecitudine nel riconoscere il problema. Da Macerata è tutto, linea allo studio. Passiamo agli esteri. Secondo shutdown in 2 settimane negli Stati Uniti, il senatore repubblicano del Kentucky, Rand Paul, con il suo lunghissimo discorso, ha di fatto paralizzato l'attività del Senato. Scaduto il termine ultimo della mezzanotte, i senatori hanno deciso di procedere con una nuova votazione qualche ora dopo per scongiurare il blocco del settore amministrativo. Il servizio di Simone Dolmati, presentato da Flavia Grossi. Più di 7 ore, tanto è durato il discorso ostruzionista del repubblicano Rand Paul, che ha così paralizzato il Senato degli Stati Uniti e rinviato di fatto, oltre l'ultimo termine utile, l'approvazione del bilancio. A distanza di pochi giorni è di nuovo rischio shutdown, dunque, ovvero il blocco della capacità della spesa delle istituzioni americane della Casa Bianca in giù. Causa della seconda paralisi in sole 2 settimane, il senatore repubblicano Rand Paul, che nel suo lunghissimo discorso ha sottolineato come l'accordo sul bilancio altro non sia che un enorme aumento della spesa pubblica, senza un corrispondente taglio ai costi dello Stato. In un'intervista rilasciata a Fox News, il senatore ha precisato che non è sua intenzione provocare una paralisi amministrativa o un blocco del settore esecutivo. Ha aggiunto che l'unico obiettivo è quello di mettere in guardia dall'abbandono del rigore economico e dell'incremento della spesa pubblica. Scaduta la mezzanotte, il Senato ha deciso di votare comunque qualche ora dopo in base al proprio regolamento interno, sebbene il voto successivo avvenga con i termini previsti dalla legge che autorizza la capacità di spesa delle istituzioni americane. Durante questa seconda votazione non sono previste sorprese. L'iter prevede poi un passaggio alla Camera che dovrebbe essere molto meno tormentato prima che il testo definitivo finisca sul tavolo di Donald Trump. Sullo sfondo del secondo shutdown in poche settimane, i recenti cali della borsa di New York, dove gli indici hanno perso molti punti percentuali. Il Dow Jones ha chiuso a meno 4,15% e fortemente negativo è stato anche l'andamento delle borse asiatiche. L'approvazione del bilancio americano entro qualche ora non dovrebbe avere ripercussioni sui trend, dato che i timori degli investitori sono più legati ai previsti rialzi dei tassi di interesse annunciati dalla Federal Reserve. Rimaniamo all'estero. Le truppe fedeli a Bashar al-Assad sono state oggetto di bombardamento da parte dell'aviazione americana, 8 km a est dalla linea di de-escalation sul fiume Eufrate.
circa un centinaio le vittime tra le forze democratiche siriane dell'esercito regolare siriano, sostenuto dagli Stati Uniti. L'attacco è stato confermato da un comunicato ufficiale del Pentagono. È il primo di questo tipo dall'inizio della guerra in Siria. Ascoltiamo l'inviato. I cacciabombardieri statunitensi hanno colpito una colonna di oltre 500 uomini che ha attraversato l'Eufrate nella regione di Deir el-Zor e si era diretto contro le forze democratiche siriane che controllano la zona est del fiume. Secondo il Pentagono, l'obiettivo dell'offensiva governativa era la conquista dei pozzi petroliferi a est dell'Eufrate. Le FDS hanno strappato all'ISIS fra novembre e dicembre del 2017. Il Pentagono avrebbe avvertito la Russia prima di lanciare l'attacco. Un accordo tacito fra Mosca e Washington prevede che i governativi non possano operare a est dell'Eufrate. Lo stesso vale per l'aviazione siriana e quella russa, quindi anche per l'aviazione americana e i suoi alleati a ovest del fiume. I nostri ufficiali, ha precisato il Pentagono, erano in contatto con la controparte russa prima, dopo e durante l'attacco. L'incidente complica ancora di più lo scenario siriano. Infatti le forze democratiche siriane, che sono composte in maggioranza, circa l'80%, da guerriglieri curdi dell'unità di protezione popolare, denominata YPJ, sono sotto attacco ad Afrin, nell'estremo nord-est della Siria. Quindi, da parte dell'esercito turco, sono considerate un'organizzazione terroristica con stretti legami con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Nell'est della Siria invece ci sono ancora sacche di resistenza dell'ISIS e questo scontro rallenta la definitiva eliminazione dello Stato islamico. Da Kusham, il vostro inviato Emiliano Sinopoli. Passiamo all'economia. Il ministro dell'economia Piercarlo Padoan non esclude una manovra correttiva per mettere a posto i conti pubblici. Intervistato dal direttore del Sole 24 Ore, Guido Vigentini, il ministro sottolinea la piena conformità del percorso finanziario italiano con le direttive europee e si dice comunque fiducioso in previsione delle valutazioni della Commissione UE. Il titolare del Dicastero di via 20 settembre, intervenendo ad un convegno organizzato da Enel Foundation e AIFI, organo che sviluppa, coordina e rappresenta in sede istituzionale i soggetti attivi sul mercato italiano nel private equity, si è anche soffermato a parlare del Bitcoin e delle criptovalute, dichiarando: la blockchain è una tecnologia e un conto è la tecnologia, un conto è l'uso che se ne fa. La tecnologia da sola non crea bolle. Tutto questo sistema dovrà essere regolato. Da Milano è tutto, Roberto Persio. Ora un po' di dolcezza. La Ferrero, colosso dolciario di Alba, lancia una linea di nuovi prodotti. Distribuiti in alcuni paesi d'Europa, non arrivano ancora in Italia. Ascoltiamo il servizio della nostra inviata. Il gruppo Ferrero si apre al mondo dei gelati. I prodotti richiameranno il gusto dei dolcetti già esistenti e presenti in commercio. Ricalcheranno il tanto amato Vetto Kinder, il Kinder Bueno, e le ricette saranno quindi a base di cioccolato e nocciola. I gelati realizzati saranno in tutto tre. Ideati dal colosso dolciario di Alba, essi verranno confezionati con il marchio Kinder, ma saranno prodotti da Magnum e distribuiti in partenariato con l'azienda Unilever, che si occuperà di accompagnare l'operazione con una vasta campagna pubblicitaria. I prodotti saranno lanciati già nella prossima primavera in Francia, Germania, Svizzera e Austria. L'operazione non riguarderà, almeno per il momento, il mercato italiano. È un grande lancio per noi, dichiara il direttore generale di Ferrero France al quotidiano economico Les Echos, ed è il coronamento di un sogno. Il gruppo Ferrero spera inoltre che il 2018 diventerà, per loro, il grande anno dei biscotti. A dicembre, infatti, l'azienda ha acquisito il biscottificio dell'Arc, marchio centenario di origine belga, che realizzava già circa metà delle sue vendite in Francia. Da Alba è tutto, Claudia Valenti. La 68esima edizione di Sanremo si caratterizza per ora con una partenza da record, 51% di ascolti, ma anche per le prime inevitabili critiche, soprattutto per due presunti plagi, ai quali però ha risposto con la consueta ironia Virginia Raffaele, comparsa sul palco dell'Ariston. Scampato pericolo per Fabrizio Moro ed Ermal Meta. Il loro brano Non mi avete fatto niente è nuovamente in gara dopo aver rischiato la squalifica. La polemica potrebbe però penalizzarli durante le prossime votazioni. Il secondo spunto polemico è stata la perdita della scarpetta alla Cenerentola della Hunziker, copiata da un video risalente all'anno 1971. Ma la terza delle cinque puntate ha trovato un modo divertente e originale per rialzarsi e far parlare di sé. Il punto da cui ripartire è stata la finta improvvisata dell'imitatrice Virginia Raffaele, che se n'è uscita con le sue parodie. Dopo ne ha anche conseguito un canto collettivo di donne che dalla platea salivano ognuna con un attacco di canzone diversa, dedicata al gentil sesso. La conduttrice Michelle è stata al gioco, prestando la sua voce, come al suo solito sorridente.
Grazie a tutto questo si prospetta un gran finale. Qui a Sanremo, dal Teatro Ariston, è tutto. Ci riaggiorniamo per la semifinale e la finale con la vostra inviata Aurora Felici. Lasciamo la Riviera Genovese ma restiamo in campo musicale cambiando totalmente genere. Un gruppo di origine palestinese è in tour in Europa. La linea al nostro inviato. È uscito in concomitanza con un tour che li porterà in tutta Europa il nuovo album dei 47 Soul, Ball From Promise, una band elettro araba d'Akbe che affonda le sue radici nelle terre del Bilad al-Sham. Divisi dalla diaspora palestinese, si sono ritrovati a Londra, dove hanno contaminato l'underground inglese con le sonorità dello Shabset, una fusione fra hip-hop, musica popolare del Levante, ed elettro, unendo i testi che ispirano alla libertà per la loro terra e per il resto del mondo. Un mix che all'inizio può disorientare l'ascoltatore, ma che finisce quasi subito per travolgerlo in una trance che unirà l'anima al corpo. Il vostro inviato, Lorenzo Farnioli. Per quel che riguarda il cinema, la Marvel inaugura una nuova era toccando dei temi sensibili al pubblico afroamericano e lancia un nuovo film. Ascoltiamo la nostra inviata. Il titolo è Black Panther. 10 anni dopo Iron Man, la nuova produzione della grande casa cinematografica inverte il trend delle tematiche trattate. Il regista Ryan Coogler spiega: in genere i film di supereroi sono film d'azione e commedie. Black Panther, che uscirà in America il 16 febbraio, è una pellicola d'avanguardia che coinvolgerà le masse toccando un tema che le riguarda direttamente e che di fantastico ha veramente poco. Anche perché, letto più in profondità, l'argomento risulta addirittura neorealista. È il primo di una serie di film in cui il supereroe deve affrontare la difficoltà di essere afroamericano, dichiara il regista. Black Panther esplora quindi la questione dell'identità. Essere nero è qualcosa che ho sempre avuto difficoltà ad accettare, ammette ancora Coogler. Nel film, la domanda chi sono io emerge molto spesso nel protagonista, mentre l'antagonista ha tanti nomi, ma mai nessun dubbio. Laura Ghiandoni da Los Angeles. Inauguriamo oggi la nostra nuova rubrica Letti di notte, a cura di Eleonora Savona, che ci consiglierà un libro da tenere sul comodino. Quando gli eventi ti sovrastano e guardare da un'altra parte non è più sufficiente, cosa sei disposto a fare per proteggere chi ami? Quali legami resistono all'impatto? Il senso dell'elefante, di Marco Missiroli, edito da Guanda nel 2012, è la storia di un uomo, Pietro, ex prete, che inizia a lavorare come portinaio in una palazzina di Milano. Ma non solo, sono storie di padri e di figli. La figura del portinaio diventa il perno attorno a cui si evolve la vita della palazzina, diventa il minimo comune denominatore dei suoi abitanti. Ne scopre le debolezze, le paure e in qualche modo prova a porvi rimedio. Cerca di mantenere una promessa di proteggere chi ama da una realtà che non vuole vedere e affrontare, ma che inevitabilmente travolgerà tutti. Lo stile di Missiroli è dolce e intimo e la debolezza del racconto, forse, sta proprio nell'eccessiva delicatezza con cui il lettore viene a contatto con sofferenze che non hanno niente di delicato. L'incapacità dell'uomo nel poter controllare e proteggere le persone care si manifesta in modo quasi insopportabile e l'unico modo per superare quel limite è compiere delle scelte. Alla staticità, all'attesa angosciante, si contrappone l'azione come unica via di fuga. Delle scelte che di fatto scavano nel cuore dei personaggi, nel loro animo, che stanno alla base di quello che Pietro chiama amore assoluto. Difendere l'amore per una persona, in senso quasi morettiano, è una decisione. Ed è proprio un amore assoluto che guiderà Pietro nel suo percorso, un amore che ritorna prepotentemente dal passato, sullo sfondo di una Rimini tremendamente malinconica, ma che si fa sempre più presente. Parliamo di sport, calcio. È stato nominato ufficialmente il nuovo allenatore dei nostri azzurri. Sentiamo il servizio di Gianluca Gregori. Sarà il romano Gigi Di Biagio, il CT pro tempore della nazionale. In attesa che la FIGC affidi a un nome più illustre, come Roberto Mancini o Antonio Conte, l'incarico di qualificarci per gli europei del 2020 e i mondiali del 2022, riportando così l'Italia nel calcio che conta a livello di nazionali. Classe 1969, attuale tecnico dell'Under 21, nel 2017 ha ottenuto la finale dell'Europeo di categoria, persa però con una Spagna troppo più forte. Da giocatore ha avuto una lunga carriera, cominciata nelle giovanili della Lazio e subito smarritasi fra le categorie inferiori, fino a che, nel 1992, Zdeněk Zeman non lo ripescò in C2 per portarlo al Foggia, in Serie A. A Foggia rimase 3 anni, poi 4 anni da romanista alla Roma, il suo sogno, ma solo negli ultimi 2 anni riesce a mettersi in mostra,
sempre grazie a Zeman allenatore. Quindi arrivarono le convocazioni in azzurro e gli ultimi anni di carriera all'Inter. Centrocampista dotato in egual misura di corsa e visione di gioco, portato al gol sia col tiro da fuori che con l'inserimento, da calciatore non ha mai vinto molto. Ora si spera possa portare un po' della sua concretezza ad una squadra mai così smarrita, rivelandosi magari per qualche giovane quello che il suo mentore Zeman fu per lui. A lui vanno i più sentiti auguri della nostra redazione, nella consapevolezza che ne avrà senz'altro bisogno. Per la redazione sportiva, Gianluca Gregorio. Dal calcio al rugby, cambio di formazione per salvare le sorti della nostra nazionale al Sei Nazioni. La linea al nostro inviato. Il CT azzurro, come aveva anticipato, modifica la formazione. In prima linea entrano Bigio e Quaglio, in panchina Ghirlandini e Lovotti, mentre in terza linea Stein prende il posto di Gianmaroli. Inoltre, Ruzza sarà seconda linea di scorta. Come aveva già anticipato prima dell'esordio del Sei Nazioni, il CT azzurro propone questo cambiamento senza stravolgere la formazione della settimana scorsa. Il CT ha spiegato: lo sport è strano, l'energia di una gara può cambiare rapidamente. Penso alla nostra gara della settimana scorsa contro gli inglesi. Dopo la meta non concessa a Boni, la partita è cambiata immediatamente. La nostra squadra, ha concluso, sta imparando che ogni momento conta e noi dobbiamo continuare ad alzare il livello del gioco. Posso garantire che la squadra ce la metterà tutta. Da Roma, Andrea Gangi. Vi diamo appuntamento a domani alle 12. Ricordiamo le principali notizie del giorno. A rischio la manifestazione antifascista di Macerata di domani. Secondo shutdown in due settimane negli Stati Uniti. Sanremo fa il suo ingresso a sorpresa Virginia Raffaele sul palco dell'Ariston. Il ministro Padoan non esclude una nuova manovra correttiva per mettere a posto i conti pubblici. Calcio, nominato ufficialmente il nuovo allenatore dei nostri azzurri. Arrivederci, buona giornata a tutti.